Per seguire la Vergine Maria ci vuole coraggio. Coraggio a pregare e coraggio a digiunare. Cari figli, io vi chiamo perché ho bisogno di voi. Ho bisogno. Ho bisogno di cuori pronti ad un amore immenso. Quando lei parla dell'amore, parla di Gesù. Di cuori non appesantiti dalle nostre volontà umane. Di cuori che sono pronti ad amare come ha amato mio figlio. Che sono pronti a sacrificarsi come si è sacrificato lui. Ho bisogno di voi per poter venire con me. Perdonate voi stessi. Perdonate gli altri e adorate mio figlio. Adoratelo anche per coloro che non l'hanno conosciuto, che non lo amano. Per questo ho bisogno di voi, per questo vi chiamo qui. Quello che possiamo fare noi non lo possono fare gli altri. Capisci l'importanza della messa? Sono responsabile tutti quelli che porto. La Madonna ha chiamato noi, non gli altri. Gli altri non ci vanno, ci andiamo noi. Tu pensa oggi venerdì, mentre il mondo si prepara col suo chiasso, venerdì sera, venerdì, sabato e domenica. Noi siamo qua a pregare. Beati i vostri figli. Noi abbiamo le famiglie e quando escono i figli la sera, venerdì, pregano il rosario. Mettete al sicuro i vostri figli. Adesso facciamo la salve regina, facciamo padre e gloria tutti insieme. Salve regina, la preghiamo per la pace nel mondo e padre e gloria per l'intenzione di Papa Francesco, che è stato anche operato l'altro ieri, per la sua missione di pace e di rinnovamento nella Chiesa. E preghiamo, offriamo l'indulgenza e beneficio dei nostri morti, ognuno ha i suoi. Se non preghiamo noi per loro, chi prega? Loro aspettano le nostre preghiere per andare in paradiso. Padre nostro che sei nel cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Vedete che è il naso rotto? Guardate bene i particolari. Siamo troppo superficiali, guarda. Naso rotto e mano rotta. Ascolta. Sono venuti sulla sera, guardate tutti i particolari. Hanno spaccato il volto della Vergine, hanno spaccato la sua mano. Siamo saliti alla mattina, c'era tutta la Madonna. Come fatta, diciamo, come si dice. La sera c'è stata l'apparizione straordinaria con Ivan, veggente. Senti, cosa ha detto Ivan? La Madonna è apparsa gioiosa e felice. E ha salutato tutti con il suo saluto materno. Sia lodato Gesù, cari figli. Cosa ci ha insegnato? Che non si ferma davanti al male lei, penso io, va oltre al male che vede, va oltre ai nostri tradimenti, alle nostre false promesse. Chiediamo anche noi questa grazia di non fermarci davanti all'azione del male. Il male c'è, lo vedo, vado oltre. Ha detto un sacerdote, mi è piaciuto tantissimo, me lo so scritto l'appunto. Il tempo corre inesorabile.
Ti ti accorgi come va veloce questo tempo che stiamo vivendo adesso? Perché questo è il tempo dell'uomo vecchio, che crollerà. Abbiamo poco tempo. Ci sarà il tempo della pace, tempo della pace, trionfo del cuore immacolato. Fate un'Ave Maria, facciamola personale. Chiediamo che sia allontanato da noi l'uomo vecchio prima che arrivino le prove. Io cerco di vivere ogni giorno senza commettere peccati gravi. Questo è il mio obiettivo. Perché il male spirituale che c'è adesso è fortissimo. Non posso più raccontarmi le storie tra me e me. Possiamo mentire agli uomini, ma non davanti a Dio. Nostra madre, la suora, lei è la mamma di tutti. C'è anche la madre Rosaria. Attento, mi ha detto. Lei vede i video. No? Attento. Da quanto tempo che non ti vai a confessare? Ma vado una volta al mese. Vai una volta alla settimana. Non aspettare il peccato grave. Confessati prima. Tante volte siamo tutti belli, con le croci, i rosari. Magari belli di fuori e putrefatti di dentro. Occhio. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta tra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ci vediamo domani alle 7 ai piedi del Crisma. Ok. Sì. Buona preghiera. Grazie. Grazie. Ciao Michele. Grazie.